numerosi operatori che qui sono ai suppositivi anche al coronavirus, per cui la nostra preoccupazione è quella, come sempre abbiamo già sollevato più volte, l'azione dei dispositivi di protezione deve essere sempre sufficienti e soprattutto adeguati alle situazioni nelle quali gli operatori sono costretti a lavorare. E poi il fatto che l'attività che viene svolta è un'attività molto stressante e conduce insomma il personale a situazioni di burnout, perché si sono in quel modo anche un po' impotenti, perché nonostante il loro sacrificio, la loro professione che mettono sempre ogni giorno in campo, i risultati non sono quelli sperati, cioè la guarigione. Purtroppo ci sono diversi decessi, questo anche influendo l'animo del personale. Abbiamo anche dei riscontri da parte delle persone che hanno figli a casa, che hanno i genitori, che hanno mariti, che quando arrivano a casa hanno la paura di poter contagiare anche i loro cari. Questo è anche lo stato d'animo di chi era all'interno di queste strutture con clienti che sono positivi.